Un suono mostruoso distrasse quella suora dal suo liquore. Sii buono, ridalle il suo uovo. C'è aria di novità. Passiamo dal giovedì al mercoledì e cambiamo anche orario. Da questa settimana trovi video alle 15:30 di ogni mercoledì. Ma tenete d'occhio le scale, a loro piace cambiare. Seguitemi. Come promesso, da oggi affrontiamo la O per sapere quando deve essere pronunciata aperta e quando deve essere pronunciata chiusa. Prima scoprirai come si pronuncia la O nelle parole dove è presente il dittongo uo e poi andremo a vedere le parole terminanti in occi più una vocale. Ma soprattutto imparerai come pronunciare la E nei verbi. Questa cosa è piuttosto interessante e sfiziosa perché in rete e sui dizionari a volte non si trova come la E nei verbi coniugati. È vero, abbiamo cambiato giorno, ma per non perderti nemmeno una pillola di dizione, iscriviti al canale, attiva la campanellina così ti arriva la notifica ogni volta che esce un video e non parlerai come gli attori, come quelli di The Lady. Ah, bene. Vabbè, senti, io adesso ho finito. Scappo. Scordatelo. Io dovrei iniziare a fare seriamente, devo mettere massa muscolare, vedi? Non ti saprei dire, non guardo gli uomini. Per prima cosa però occorre capire la differenza fonetica tra la O aperta e la O chiusa. La O aperta è quella di, per esempio, ho 32 anni. Una veloce barzelletta non volgare, ma se la non ne ha tal donde di siffatte ciuffole. Cioè? Ne ho le palle piene. Interrompe sempre, non si può lavorare. Questa O è scritta con l'accento grave, in questo modo. La O chiusa invece è quella di oppure, per esempio questo o quello. Sopportare gli strali ed ardi di un'angosciosa fortuna. Oh! Eccoli gli archetipi del teatro che si ergono alti nella cosmogonia dei grandi: Pirandello, De Filippo, Molière, Giovanni Verga. Essa viene indicata in questo modo, con l'accento acuto. Quando troviamo il dittongo uo, la O va generalmente pronunciata aperta. Infatti si dice tuono, suono, cuore, tuorlo, muovi, suora, nuovo, uova e così via. Fanno eccezione le parole terminanti in uosa, uose, uosi, uoso, per esempio in fruttuoso, mostruosa, petaloso. Ho detto petaloso. Ma fanno eccezione anche le parole languore e liquore. Liquore di vero caffè espresso. Per chi fosse a corto di memoria, il dittongo è rappresentato da due vocali consecutive all'interno della stessa parola. Per esempio, cuore, chiesa, sei, nei, eccetera, eccetera. Il cuore di una donna è un profondo oceano di segreti. La O tonica delle parole che terminano in occia, occe, occi, occio va generalmente pronunciata aperta. Si dice infatti belloccia, ma anche belloccio, bellocce e bellocci. Poi si dice roccia, si dice cartoccio, si dice boccia, ma anche bocce. Un motivo ci sarà se qui tutti mi chiamano sboccia! Sono il re delle bocce! Fanno eccezione unicamente le parole goccia e doccia. Se non ti dispiace, mi vado a fare una doccia mentre tu finisci qui. Sì che mi dispiace. Avviso, entriamo in una fase per veri duri della dizione. Te la senti? Allora iniziamo. Perché ciò che facciamo in vita riecheggia per l'eternità. Quando trovi nell'indicativo imperfetto la E tonica, essa deve essere pronunciata aperta. È più facile vederla con gli esempi. Eccoli tutti. Io ero, tu eri, egli era, noi eravamo, voi eravate, essi erano. Come avrai certamente notato, in eravamo ed eravate ho pronunciato la E chiusa. Perché? Perché la tonica non è lei, ma è la A. Eravamo ed eravate, altrimenti sarebbe eravamo. Per un ripasso di cosa ha a che vedere la vocale tonica con la dizione, vatti a vedere questo video perché ti assicuro ti si aprirà un mondo. Ed ora un piccolo pensiero da me composto per darti modo di fare esercizio.
Sei pronto? Sfortunatamente, né in descrizione e neppure nei commenti al video riesco a impostare un carattere diverso per le parole che andrebbero pronunciate aperte. Quindi la trascrizione con la formattazione corretta che ti consente di fare esercizio la carico sul sito web. La troverai o nella descrizione del video oppure nel primissimo commento. Ero solo, nel cuore della notte. Il suono di un tuono annunciò l'arrivo della suora. In mano alcune uova, sul cuore, del liquore. Mi sono perso, dissi alla suora, la quale in modo misterioso mi chiese: hai del fluoro? Certamente nel dentifricio, risposi. Bene, figliuolo, muovi con me, che ti rincuoro. Con le sue uova e con il cartoccio con dentro il liquore, la suora si mosse. Le andai dietro. Le suole, ormai consumate sulla dura roccia e anche a causa di alcune gocce, non erano in buono stato. All'arrivo al convento incontrammo una suora belloccia, ma la suora col liquore mi diede da arguì con un semplice sguardo. Ti ho portato qui per fare una doccia, non per giocare, o peggio, per spiare le bocce della suora belloccia. Dopo la doccia me ne andai nel bosco. In tasca due uova, nel cuore una suora, le suole ora nuove, il liquore nel cuore, ma ancora un certo languore. Come già detto, ti lascio il link in descrizione. Come hai potuto sentire, ho usato altre parole rispetto a quelle delle regole imparate oggi. Ho usato molte volte la parola con e alcune volte la parola non. Entrambe vanno pronunciate con la O chiusa. Ho usato la parola bosco, che va pronunciata con la O aperta. Poi ho usato una serie di altre parole la cui pronuncia mi è sconosciuta. Let's start with the ether. Thor, what do you know? Is he asleep? No, no. I'm pretty sure he's dead. Qualcuno di voi ha finalmente dato segni di vita e mi ha chiesto come si pronuncia questa parola. Ebbene, si dice pudico. Eccoti ancora qualche perla dal meraviglioso The Lady di Laurie del Santo, giusto per sapere come non si fa. Che botto! Speriamo che questo affare vada in porto. Devi pensare sempre al tuo interesse. Non ti perdere nella palude dell'amore. Vabbè, Tony. Ci sentiamo dopo. Li attacco. Per te. Tentazione estrema spericolata. Sei una figa stratosferica, un pezzo da esporre al museo del Louvre. Mia maledetta! Vinci la timidezza. O meglio, scuotiti dal torpore, che per inciso si pronuncia con la O chiusa. Sì. A volte mi sento come Oliver Sacks all'interno della casa di cura. Manda qualche frase con le parole di questa pillola. È semplice, prendi le parole viste all'interno di questo video, le metti insieme a formare una frase e poi me la mandi su qualsiasi social. Oppure, se hai delle domande che ti attanagliano sulla dizione, fammele, le aspetto. Come al solito ti invito a mettere un like, a curiosare gli altri video sul canale e soprattutto ad iscriverti e ad attivare la campanellina. Sì, a volte mi sento come ho... Perché guardi lì?